Salve a tutti amici di YouTube, quest'oggi volevo postarvi un deck profile molto, ma molto interessante, ossia Darkhold Abyss. Partiamo subito con l'analisi del mazzo. Allora, tre tour decisamente grosse con questo mazzo, così come in Abyss anche in Darkhold. Abbiamo in più come target tre Brow. Poi tre Skarm, in questo mazzo sono particolarmente forti, poiché possiamo addare sia la Tur, sia Graf o Seer, come cavolo si pronuncia, o un Brow. Poi gioco non tre ma due copie di Graf e di Seer perché diciamo mi sembrano inutili a tre, dato che giochiamo Abyss Darkhold. Insomma, vi pesano, fidatevi del mio consiglio e giocateli a due. Poi, tre Grafa, signore del mazzo. Tre Jon Snow, lol. Ok, sparatemi. Tre Brow, come ho detto prima. Un Beige che non pesa nel mazzo. Scartiamo, evochiamo Grafa di solito. Oppure ci facciamo delle sincro facilmente con il Fabled Raven. Allora, gioco mono Trance e mono Raven. Raven è una carta che ho sempre giocato in Darkhold, mi fa da card destruction, diciamo. E io la vedo molto, ma molto grossa in questo mazzo, quindi voglio giocarla, ho deciso di giocarla e mi trovo molto, ma molto bene. Poi, come detto prima, mono Trance. Poi Spells, 3 Gates, 3 Dealings, anche se possono sembrare un vantaggio a volte per l'avversario se gioca Abyss o Shuttle. Poi 3 Dragged, 3 Gateway, Mono Gateway, un Into the Void e un Allure. È una Foolish che non so come sia finita qui, però ok, è dannata, torna indietro e torna indietro. E vabbè, ok. Poi trappole, gioco soltanto due skill drain e tre vuoto della vanità che in questo meta sono assolutamente immense, immense. Nient'altro da dire. Poi extra, come al solito, fatto un po' a muzzo. Un Armades, Black Rose, Goyo, Leo, Scrap Dragon e Stardust. Poi Xyz. Abbiamo un Dante, un Felgrand, due Alucard, io li vedo molto molto utili, Heliopolis, Levier, Acid Golem e Zenmanes. Se devo cambiare qualcosa dell'extra, insomma, scrivete nei commenti qualche consiglio, però la cosa più importante è direi che il main, poi l'extra, a seconda dei propri gusti, fra virgolette, delle proprie strategie, ognuno se lo modifica. E niente ragazzi, questo era il mio Darkhold Abyss, deck veramente molto interessante. E niente, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, un mi piace, arrivederci al prossimo video. Purtroppo con la scuola risulterà più difficile avere tempo per caricare video, la scuola a me è già cominciata, precisamente l'11, e domani dovrei postare un video sull'apertura delle bustine, cioè 10 pack di Alleanza dei Duellanti. Prossimamente apertura del Mega Teen confermata, ordinato e niente, arrivederci al prossimo video.